Oggi sono a Drayton Manor, parco vicino a Birmingham che si rivolge alle famiglie. Allora, mentre aspetto di entrare, c'è la coda, ma non hanno ancora aperto, forse hanno aperto adesso. Dunque, un parco che sì, si rivolge alle famiglie, dove c'è Thomas Land, che è una cosa per bambini. Ci sono però alcuni coaster interessanti, la Drop Tower che dovrebbe essere la più intensa in UK e poi la nuova area che è l'area Viking. È un parco che sta cercando di cambiare un po' il target, quindi rivolgersi più alle famiglie, motivo per cui alcune delle ride più intense, che sono peraltro vecchiotte, verranno rimosse. È la prima volta che sono qui ed è anche la prima volta che sono in un parco in Inghilterra che non è operato da Merlin, quindi sono abbastanza interessato e curioso di vedere come sono le operations, se è un problema UK o se è un problema Merlin. Andiamo a vedere il parco. Il pezzo forte è ovviamente Thomas Land. Questa è una land dedicata ai bambini, ispirata a un cartone animato Thomas and Friends che è molto famoso qui in UK, non so nel resto del mondo. È una land molto molto curata, c'è una cura veramente maniacale del dettaglio, ci sono tantissime attrazioni, quasi tutte flat ride, ovviamente molto tranquille. C'è anche una mini drop tower. C'è un coaster family molto tranquillo anche lui, però l'aria che si respira in questa land è veramente positiva. Si capisce che è tutto coerente, tutto curato. Anche le attrazioni, per quanto siano attrazioni abbastanza normali, sono state tematizzate in linea con Thomas and Friends. E quindi mi è piaciuto molto. Tra l'altro è una land che è abbastanza racchiusa, diciamo in un perimetro abbastanza confinata e divisa, se vogliamo, dal resto del parco. E sicuramente per un bambino che conosce questo tipo di cartone animato, è un'esperienza veramente, veramente bella. Quindi su questo penso che sia il punto, diciamo, forte della loro offerta, ma da riconoscere che è stato fatto un lavoro veramente esemplare. Tra l'altro, l'offerta si compone anche di una parte di zoo che si raggiunge o a piedi o con un trenino di nuovo che parte dalla stazione di Thomasland e arriva direttamente allo zoo. Quindi, di nuovo, una cosa abbastanza carina che mi è piaciuta. Per quello che riguarda lo zoo, ci sono parecchi animali, si va dagli uccelli alle scimmie, i rettili e poi c'è un'area con una sorta di esposizione di dinosauri che di nuovo non è niente di particolarmente speciale, ma secondo me per un bambino è sicuramente divertente e interessante. Oltre a quest'area ci sono ovviamente altre attrazioni. Partiamo dai coaster, dove c'è Shockwave, uno dei due standing up coaster al mondo e l'unico in UK, ruvidissimo, molto molto scomodo. Poi c'è quest'altro che è un boomerang molto tranquillo, direi abbastanza family, ma comunque divertente. Quindi è un percorso aperto e si fa lo stesso percorso sia andando in avanti che poi tornando indietro. E quindi di nuovo niente di super estremo, ma comunque un'offerta simpatica. Poi c'è Apocalypse, che dovrebbe essere la drop tower più intensa in UK, molto alta. Tra l'altro, aveva una volta 5 veicoli, di cui uno invece di essere seduti si stava in piedi. È un'attrazione che verrà rimossa a fine anno, e al momento funziona solo con un set, diciamo, di sedili. Molto molto intensa, tra l'altro con delle viste ovviamente panoramiche di tutto il parco quando siete in alto. Ovviamente è un'attrazione vecchia che funziona ormai più poco e sarà una di quelle che verranno rimosse a fine stagione per fare posto a nuove attrazioni. Però per ora non l'avevo mai provata e devo dire bella e decisamente intensa, un peccato che se ne vada.
Poi ci sono in offerta tantissime flat ride, tra l'altro anche abbastanza intense. Ce ne sono sia diciamo di più grandi, di più appariscenti, così come altre che sono quasi tutte tra l'altro di zamperla, che nonostante non siano diciamo all'occhio così intense, in realtà possono essere veramente interessanti anche se fatte dal pubblico adulto. Completano l'offerta poi le Jungle Rapids, che non sono particolarmente intense o bagnate, ma molto ben tematizzate, e tutta una serie di altre flat rides e dark ride, tra cui una con pistole laser, che quando ho visitato il parco purtroppo non erano aperte, ma fanno sì che il parco in realtà abbia un'offerta di flat ride abbastanza interessante. Quello che mi è piaciuto del parco è la tematizzazione, quindi è molto curata non solo delle singole ride ma anche delle aree. Parliamo sia di Thomasland sia del resto del parco, quindi una bella tematizzazione dei negozi, delle diciamo degli spazi comuni, se vogliamo chiamarli così, mi è piaciuta. Poi c'è Storm Force 10, che è una water ride divertentissima. Si va anche all'indietro, ci si bagna tantissimo, e l'ho trovata veramente veramente divertente, e di nuovo molto molto bella la tematizzazione. Poi la novità dell'anno, l'area Viking. Allora, questa è un'area che hanno appena aperto e comprende 4 attrazioni. Sono tutte tra l'altro di zamperla, penso. C'è Nebulas, che è questa flat ride che mi è piaciuta, anche se come temevo ha una capacità oraria molto molto bassa e una procedura di carico che è problematica, quindi porta via veramente tanto tempo. Poi c'è il Disco Coaster, che continuo a pensare sia una ottima flat ride, veramente molto divertente e molto più intensa di quello che sembra off ride. L'ho già vista implementata in tantissimi parchi, perché sia a Chessington sia a Legoland, ed è diciamo un successo per zamperla sicuramente. Continuo a pensare che sia veramente una ottima attrazione, soprattutto perché non porta via tantissimo spazio. Poi c'è un coaster vecchio che è stato solo ritematizzato. È un power coaster, non è assolutamente intenso, e nonostante sia stato cambiato il treno, la tematizzazione durante il percorso è praticamente inesistente, quindi non mi ha convinto tantissimo. E poi c'è un percorso più dedicato ai bambini, che si fa a cavallo, e anche questo diciamo completa l'offerta, può essere simpatico, anche se insomma lascia un po' il tempo che trova, non è chissà che cosa. Passiamo ai top e flop veri e propri. Allora, tra i top sicuramente Thomasland, una realizzazione impeccabile, tantissimi dettagli, un'offerta abbondante di flat ride e non solo per bambini. A oggi direi che è una delle aree migliori per bambini che io abbia mai visto in un parco, veramente veramente bella. Poi Storm Force 10, questo sorta di water coaster, water ride veramente bagnatissima, ci si bagna tantissimo sia on ride ma anche off ride se fate un video come ho fatto io. Poi in generale la tematizzazione, che non è solo del parco ma delle stazioni, sono fatte tutte veramente bene. La tematizzazione in generale del parco, anche con questi playground, molto molto interessante. Ma mi sono piaciute veramente tanto le stazioni, che non mi aspettavo essere così ben tematizzate. E poi il parco in generale, nel senso che c'è un lago, è tutto abbastanza ben curato, è bello, è abbastanza ampio, non è troppo denso. Si naviga però molto molto bene, non si fa tantissima strada da una parte all'altra, e quindi in generale ci sono poi queste aree picnic, insomma mi è piaciuto come è stato messo insieme il parco.
Passiamo invece ai flop. Allora, come flop metto l'area Viking, nel senso che a oggi è vero che non c'è ancora l'erba, non ci sono ancora le piante, tutto quanto, ma sembra più un campeggio che non un'area, soprattutto paragonata al livello delle altre aree. Poi, in generale, lo stato del parco attuale è un parco in fase di transizione, però tante ride funzionano solo più a metà. Apocalypse sembra più il funerale di Apocalypse, perché ci sono tutti i treni che non funzionano tranne uno. In generale anche le altre attrazioni non vengono utilizzati tutti i treni, quindi se andate in giro per il parco trovate dei treni parcheggiati a destra manca. Penso anche sul coaster stand up c'erano una volta due treni, ce n'è solo più uno. Poi un altro flop secondo me lo zoo. Non ho visto quello che ho trovato a Chessington, quindi mi sembra un po' uno zoo tradizionale con delle gabbie abbastanza piccole, non mi ha convinto del tutto. In generale, allora, è un parco che sappiamo è in fase di transizione, quindi l'offerta sta cambiando, le ride più intense, c'era una volta anche Pandemonium, verranno rimosse insieme ad Apocalypse. E ci sono dei piani di espansione, come si vede, ci sono dei diciamo dei segni in giro per il parco, quindi altre cose arriveranno. Il dubbio è che se saranno tutte come Viking, sono un po' fatte in economia, quindi non mi hanno convinto tantissimo, soprattutto se paragonate alle aree più vecchie, che in realtà sono fatte molto molto bene. Ci sono stati poi un paio di breakdown, ma niente di particolarmente sconvolgente, ma in generale le operations non mi sono sembrate al meglio, diciamo, soprattutto per questo discorso di non utilizzare tutti i treni, che quindi crea ovviamente dei problemi di capacità oraria. Detto questo, è un parco che mi è piaciuto soprattutto per la tematizzazione in generale e per l'offerta, che al momento è abbastanza trasversale. Se mi interessa Thomasland, assolutamente da visitare. Detto questo, spero vi sia piaciuto il video, andate a vedere sul mio canale, ci sono tantissimi contenuti su diversi parchi, ad esempio le travel tips and tricks se state organizzando un viaggio in uno dei parchi che ho visitato. E se ovviamente vi piacciono i contenuti, iscrivetevi al canale.